Ciao, ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni. Allora, se segui questa pagina o se sei stato in aula con me, sai che è un tema che ho toccato più volte, anzi sono tre temi che con la notizia che è appena uscita su Repubblica e tra l'altro qua nel primo commento trovano un'applicazione e anche creano uno scenario totalmente nuovo, diverso, a tratti sicuramente anche preoccupante. Per altri ancora è un nuovo change rule, un nuovo cambio di regole del gioco, un nuovo schema. Allora, le tre dinamiche, i tre paradigmi che si mettono insieme sono da una parte l'automazione, dall'altra il controllo che con i social, anche una settimana fa ho fatto un video su questo, ormai abbiamo dal punto di vista della localizzazione, dei nostri interessi, dei nostri acquisti, e dall'altra ancora la conversione che si sta avendo nel modo di comprare, nel modo di utilizzare i soldi, dal contante al cashless, alle nuove forme di pagamento, al nuovo modo di fare banca, al nuovo modo di far sì che il denaro sparisca, che i contanti spariscono e che invece i pagamenti, il denaro sia semplicemente una traccia elettronica, una traccia digitale fra un vettore, fra un proprietario e un altro. E in Francia hanno appena approvato questa nuova norma che con l'insieme di questi tre interessi, di questi tre cambiamenti, fa sì che un algoritmo possa studiare attraverso i social i comportamenti strani delle persone e mettere dei campanelli d'allarme sui potenziali evasori, possa aprire dei file, possa aprire delle porte, possa mettere dei punti di domanda sulle abitudini di acquisto, sulle abitudini di vita rispetto invece ai redditi dichiarati. Ora, noi italiani che abbiamo una cultura da questo punto di vista sicuramente per certi aspetti ancora arretrata, io parlo sempre della generazione dei miei genitori, di quella nata negli anni 70, se pensate negli anni 70 non esistevano nemmeno le tasse, si faceva, o meglio, non come oggi, si andava in comune e si trattava in modo forfettario come sarebbero andate le cose. Oggi, fino a 10 anni fa, si portavano le vagonate di contanti in banca, oggi ci troviamo in una situazione in cui insomma il governo va verso i pagamenti tutti tracciati, la penalizzazione del contante, si apre uno scenario nuovo. Non voglio dire altro che una nuova direzione, una conferma di quello che ci diciamo da un paio d'anni, che c'è un cambio di regole del gioco. Non so se sei pronto, se siamo pronti, sicuramente la generazione dei nostri genitori no, non c'è dubbio che i giovanissimi che arrivano sono abituatissimi a questo. Noi che siamo nella generazione di mezzo, che siamo nati in un modo e la stiamo vivendo un altro, dobbiamo forse alzare le antenne, renderci conto che davvero le cose non stanno più come prima e che qua, in questo strumento, quello che stiamo utilizzando per vederci in questo momento, per scambiare informazioni, per scambiare idee, per vivere, per certi aspetti, si stanno parametrando, si stanno declinando, si stanno realizzando le nuove regole del gioco. Se ti va, scrivimi cosa ne pensi, se ti inquieta, se ti diverte, se ti spaventa o se per certi aspetti è eccitante questa nuova evoluzione. La applica la Francia, fra poco sta a noi. Dai, dai che ce la facciamo!